Buongiorno a tutti, bentrovati al secondo incontro del ciclo Economia prima e dopo. Ieri c'è stato il primo, organizzato dalla Commissione Nazionale Economia e Capitale Umano e dalla sezione di Fano dell'UCID. UCID è Unione Cristiani Imprenditori e Dirigenti, e si preoccupa un po' della formazione intellettuale, diciamo accompagnamento morale di coloro che esprimono una responsabilità professionale, ecco perché imprenditori, dirigenti e professionisti. Organizzato insieme alla Fondazione di Comunità Città di Fano, che è una fondazione che ha particolarmente a cuore il sociale, soprattutto le ricadute occupazionali di questa emergenza sociale, oltre che sanitaria, che vediamo più lunga e forse anche più grave, e insieme alla BAG Consulting, che è una società che si occupa di analisi strategica e gestione del rischio, analisi di scenario, che quindi, se vogliamo, mette un po' le competenze a rispondere a queste nostre preoccupazioni. Inizio presentando i nostri relatori di quello che abbiamo chiamato flash meeting, perché vuole essere una modalità veloce, agile, come si dice, e soprattutto ed è in formula di tavola rotonda, quindi ci saranno due domande con un veloce giro di risposta. Quindi vi presento e abbiamo Beatrice Lucarella, che è componente del Comitato Cultura e Sviluppo di Confindustria, ci chiama da Martina Franca, potrebbe avere dei problemi di Buongiorno. collegamento, perché c'è stata neve e c'è parecchio vento. Abbiamo la Tiziana Pettenuzzo, segretaria generale Confartigianato Padova. Abbiamo Giorgio Lucchetta, che è vicepresidente nazionale degli ordini dei commercialisti, esperti contabili, e poi il senatore Dario Stefano, che è vicepresidente della commissione bilancio del Senato. Quindi Buongiorno. grazie. Buongiorno. Grazie a voi tutti. Lo scopo di questo ciclo di incontri, che proseguirà anche la prossima settimana, nella stessa forma, lunedì e martedì alle ore 10, è quello di iniziare a ragionare sulle azioni che possono essere messe in campo, soprattutto dalle imprese, artigiani e imprese, per poter ripartire, diciamo, dopo la crisi del coronavirus, ma forse è meglio dire anche durante la crisi del coronavirus, perché non sappiamo quanto sarà lunga. Ieri abbiamo tratteggiato alcune considerazioni di analisi su cosa poteva essere mancato per farci meno male, diciamo così. Oggi continuiamo questa analisi, andiamo a vedere a livello di sistema economico, sempre dalla prospettiva imprenditoriale, quali possono essere appunto le azioni da mettere in campo. Ma prima di parlare di azioni dobbiamo contestualizzare il fenomeno, altrimenti abbiamo dei pensieri ciechi, come diceva Kant. Quindi partiamo da questa assunzione. No, il modello economico di riferimento per il mondo attuale è quello che viene definito economia di mercato. Quindi non è economia di tipo socialista, non è l'economia pianificata, non è l'economia di reciprocità e di tutti gli altri modelli che sono stati censiti, ma è un'economia che si basa sostanzialmente su questo luogo istituzionale che è il mercato, dove virtuale o materiale vengono scambiati beni, servizi e anche persone, se vogliamo. A fianco all'economia di mercato, dobbiamo considerare che negli ultimi 2 o 3 secoli nasce anche e si sviluppa il fenomeno cosiddetto del capitalismo, cioè il capitalismo è la disponibilità e la movimentazione di ingenti ricchezze, che hanno bisogno di essere impiegate ovviamente con lo scopo di trarne profitto. Ora, di per sé il mercato non è una cosa negativa, di per sé il capitalismo non è una cosa negativa, ma messe insieme hanno creato un sistema che possiamo definire instabile. È instabile perché il capitalismo poggia sostanzialmente su 3 pilastri. Il primo pilastro è quello finanziario, cioè la disponibilità di soldi, ovviamente, da essere investiti. Il secondo pilastro è quello produttivo, quindi l'insieme delle industrie, degli artigiani e di coloro che trasformano diciamo, l'investimento in qualcosa che produce beni o servizi. E il terzo pilastro è quello del consumo, cioè il consumatore, perché se io produco e non ho chi acquista, è chiaro che il fenomeno non si alimenta. Quindi se il bene non ha un acquirente non diventa merce, se non è merce non mette in movimento tutti i capitali necessari ad alimentare la macchina. Il concetto, se vogliamo,
ontologico su cui si basa questo pilastro, questo modello capitalista è quello della crescita infinita. Quindi, mentre i bisogni aumentano, il mercato aumenta perché aumenta anche la popolazione, le risorse però finiscono a partire da quelle naturali, ma anche risorse di altro genere. Quindi questo sistema è instabile perché se viene a mancare uno di questi tre pilastri, la macchina non funziona. Quindi se non ho finanza a sufficienza, la parte produttiva non va avanti. Se ho la finanza, ma non ho per esempio le materie prime, non ho i prodotti messi a disposizione sul mercato, se ho i prodotti, non ho il consumo, ovviamente la macchina non va avanti. Possiamo anche dire che in questo mercato, economia di mercato sostanzialmente liberista, poi però quando la macchina funziona male ci si rivolge alla politica per aggiustare i pezzi, ma questo è un altro discorso. Ora, tornando un po' più vicino da noi, possiamo dire questo: le crisi, gli shock economici sono sostanzialmente divisi in due categorie. O è uno shock economico di domanda, o è uno shock economico di offerta, e cioè o colpisce la parte produttiva o colpisce la parte consumatrice. Se voi ricordate la crisi energetica del 73-77, no? Gli anni degli austerity, le domeniche a piedi, via dicendo, fu una crisi che colpì il settore energetico, che si è propagata poi agli altri settori, ma è una crisi che fu uno shock economico che ha colpito soprattutto la parte produttiva, quindi quello della domanda. Non c'erano i prodotti sul mercato. La riforma fiscale del 92, se vi ricordate, quella che ha introdotto l'ICI, quella che ha dovuto sistemare gli anni di dissesto fiscale dei conti pubblici, fu uno shock economico sulla parte di domanda. Scusa, prima ho confuso, prima l'offerta, oggi la domanda. E quindi le famiglie italiane spesero di meno, avevano meno propensione a spendere. E ovviamente, venendo meno la parte della domanda, ne ha risentito l'offerta e così tutto il sistema. Lo shock economico a cui stiamo assistendo ha la particolarità che colpisce sia la parte della domanda e sia la parte dell'offerta, cioè sta fermando tutto. Non solo, ma mentre negli altri casi descritti partiva da un settore e si propagava agli altri, la crisi attuale invece colpisce simultaneamente tutti i settori. E stiamo in quello che qualcuno ha già definito, Forbes mi pare, la shut-in economy, cioè tradotta in economia di confinamento. E qui finisce, come dire, la mia introduzione e vi faccio la domanda uguale per tutti, e cioè qual è la vostra visione dal punto di vista che è stato descritto e quali potrebbero essere, secondo voi, le ricadute sul tessuto imprenditoriale. Quindi ricordiamoci che la prospettiva nostra è sempre quella dell'imprenditore. Io passerei la parola a Beatrice Lucarella e nell'ordine poi Pettenuzzo, Lucchetta, Stefano. Grazie, buongiorno a tutti. L'introduzione che tu hai fatto è molto, diciamo, è molto complessa, aprirebbe tutta una serie di scenari e di relative risposte. È chiaro che in questo momento abbiamo due posizioni. La prima è quella di fare un focus sullo stato attuale della situazione e poi quella di quella che può essere la prospettiva. È chiaro che la prospettiva deve essere una visione strategica e soprattutto deve essere una visione globale. L'Italia è un paese che non soltanto deve guardare in questo momento e per il futuro nel suo mercato interno, ma il mercato in rapporto con gli altri stati. Non dimentichiamo che io vengo dal mondo soprattutto del Made in Italy, dell'agroalimentare. Il brand Made in Italy è il terzo brand più famoso nel mondo dopo Vita e Coca-Cola, quindi avremmo anche una perdita di economia legata a quelle che sono le esportazioni negli altri paesi, proprio perché se gli altri paesi cominciano a fare quella che è la limitazione del mercato interno, avremmo anche questi grossi problemi. Da un altro punto di vista, il crollo della domanda potrebbe portare ovviamente un blocco temporaneo di molte attività economiche sul territorio europeo e questo è anche dettato dal fatto che molte aziende attualmente sono già, questo comporterà per loro una ripartenza e quindi dovremmo andare in termini di resilienza economica, non so se mi sentite, Sì. No, arrivo a tratti o ok, perfetto. va bene. Come? Si sente bene.
Ah, ok, perfetto. Ora, intanto è necessario dire che l'Italia ha posto in essere quelle che potevano essere le misure più contingenti possibili in questo momento, non peraltro siamo diventati anche, diciamo, un modello, tra virgolette, negli altri paesi europei. L'Europa ha attuato, diciamo, l'importanza dell'interruzione del patto di stabilità, che già era una misura necessaria. E l'altro è proprio quella degli aiuti di Stato, quindi eliminare quelle che erano le limitazioni appunto per gli aiuti di Stato. Questo in qualche modo può dare uno strumento di fiducia per quello che può essere successivamente. Come Confindustria, io proprio ieri dalla Confindustria nazionale sono arrivate quelle che possono essere delle proposte che come associazione degli imprenditori, io questo lo dico, l'ho già detto, lo ripeto, io non credo che in questo momento abbiamo bisogno di divisioni, in questo momento c'è bisogno di unità di intenti, c'è bisogno di una indicazione precisa e chiara, che tutte le associazioni di categoria siano anche unite in questo momento, perché abbiamo veramente bisogno di attuare delle linee programmatiche, strategiche per il futuro. Io non credo che in questo momento noi siamo in grado di capire quale sarà realmente il danno economico da qui ai prossimi mesi. Possiamo fare soltanto più o meno delle previsioni, ma questa emergenza Covid sta talmente cambiando di giorno in giorno quello che è anche il panorama politico, economico a livello mondiale, che tracciare un bilancio proprio in termini numerici io lo trovo ancora troppo presto da definire. Per Confindustria le proposte sono quattro, poi magari nel prossimo, diciamo, giro di tavolo le posso, diciamo, indicare meglio. Perfetto. Intanto un piano anticiclico straordinario. Com'è? Dico, va Ok. bene. Intanto un piano anticiclico. Sì, intanto un piano anticiclico con le risorse europee. Interventi urgenti per il sostegno finanziario delle imprese piccole, medie e grandi, modifiche del contesto regolatorio europeo e nazionale e la creazione di un comitato nazionale per la tutela del lavoro. Quindi queste, diciamo, sono per adesso le quattro macro aree che Confindustria ha preparato come documento diciamo, di linee guida per quelle che possono essere poi le politiche economiche del paese. Ok, ottimo. Tiziana Pettenuzzo, dal Allora, nord-est, dal famoso nord-est. dal mitico Nord-Est. Allora, noi abbiamo qualche dato a proposito rapportato al periodo fino al primo di marzo, quindi non di quest'ultimo, di questa ultima settimana, però che cosa possiamo dire? Che i trend di fatturato, e sono dati che sono stati elaborati dal nostro ufficio studi della Confartigianato Nazionale, parlano già di una pesante situazione che riguarda le imprese di tutto il nord, dalla Lombardia al Piemonte al nord-est. Un meno 44% nel trasporto, un meno 33% nell'alimentare e un meno 28% nell'ambito delle comunicazioni grafiche e fotografia e fotografi, un meno 25% nella moda. Questo naturalmente prende anche tutta la filiera, cioè tutto quello che lavorava all'interno di questi mondi. La cosa però che emerge più lampante di tutti è che questo, il mondo, io parlo del problema che già si era manifestata precedentemente a fine anno, cioè noi avevamo già avuto a fine anno i primi segnali come dire, di flessione. Della produzione, dei ricavi, questa naturalmente diventa la mazzata finale. Ma per non piangersi addosso, noi crediamo e stavamo già lavorando su questo anche con i nostri vertici nazionali, che l'Italia, ma soprattutto il Nord-Est, perché io vedo anche dei tentativi non timidi, ma molto forti di tornare a parlare, a dialogare, ed era prima l'avance che avevo fatto
al dottor Lucchetta. Dobbiamo tornare a dialogare fra di noi, fra stakeholder del territorio, fra soggetti. Poi questo decreto madre, il decreto madre, già l'articolo 3, e io su questo ringrazio anche il governo, ci ha dato la possibilità di ritornare in partita. Io dico la verità, noi come associazioni di categoria, all'articolo 3 del decreto, il primo decreto Conte, ha riconosciuto alle associazioni di categoria il ruolo, insieme alle pubbliche amministrazioni, di soggetti, di interlocutori con l'impresa per dare informazioni, per dare supporto, per dare aiuto. È uno snodo importante, quando per molti anni, non so se la dottoressa Lucarella mi conforta su questo, qualcuno aveva anche cercato di disintermediarci come associazioni di categoria. Questa è la mia parte sindacale. Tornando invece agli aspetti più economici, quindi già se i numeri ci dicono che sarà un bagno di sangue, noi stiamo già mettendo da tempo in campo l'idea che comunque il Nord-Est, ma tutta l'Italia, può essere un laboratorio, scusatemi il termine, non voglio allargarmi troppo, ma mondiale del cambiamento. Passerà per forza di cose, si muoverà per forza di cose sulle tre direttrici: il mercato, modelli nuovi, modalità nuove, strumenti nuovi, organizzazioni nuove, il benessere sociale. Su questo noi stiamo lavorando da molto tempo, su un nuovo modello anche di welfare state, e stiamo collaborando con questo anche con le nostre regioni. Un welfare di territorio, perché guardate che i sindaci ci stanno chiedendo aiuto. La settimana scorsa siamo riusciti a mettere in provincia di Padova in collegamento 40 sindaci dei comuni più grossi della provincia di Padova per parlare di un nuovo modello di welfare. Quando intendo welfare, proprio perché c'è il sociale, ma c'è anche l'azienda dentro il welfare, anzi l'azienda vuole entrare in questa grande partita. E l'altro filone importantissimo è l'ambiente, perché su questo stanno nascendo moltissime imprese, è una riconversione incredibile, noi lo stiamo vedendo, abbiamo aziende del settore dell'abbigliamento, della carta, che stanno producendo, hanno riconvertito le linee produttive per produrre le mascherine piuttosto che gli strumenti o i DP medicali. Quindi l'ambiente è uno sprone, una lettura, un fattore per tutto ciò che riguarda uso, riuso, riciclo, cioè le aziende, la riconversione delle imprese. Questi sono i nuovi, per noi, modelli economici. Poi quali saranno i fattori all'interno del mercato, del welfare, del benessere sociale e dell'ambiente? Possiamo vedere, ve ne dico alcuni, quelli che stiamo già progettando Va bene, noi. Va va bene? bene. Grazie Tiziana. Giorgio Lucchetta, tu hai la particolarità di vedere un po' il cuore, insomma, delle aziende. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità che ci avete concesso per parlare di questo tema così particolare che in questo momento ci occupa veramente la maggior parte della giornata e in modo particolare nel cercare di capire quelle che sono state le cause, cercando poi di poterci attivare senza errare per poter trovare le soluzioni a questa situazione così drammatica. Forse anche un po' per quanto riguarda la forma mentis della nostra professione, qualche idea l'abbiamo già esternata anche la politica e sperando in questa fase di essere accolte ai tavoli dove si decide per il futuro del paese. Non posso che condividere appieno quelli che sono stati gli interventi delle relatrici che mi hanno preceduto. È ovvio che nel breve termine sono immaginabili cali di ricavi e di margini di profitto per le imprese in generale
vanno ovviamente a danno del nostro Made in Italy, soprattutto, come avete già anticipato, nei settori del turismo, dell'industria, della manifattura, dell'agroalimentare, della ristorazione, dello spettacolo, dell'artigianato, praticamente di tutto. Ma le conseguenze, faccio tesoro di quello che avete anticipato, potrebbero essere molto più serie se considerate a medio e lungo termine. In questo ambito appare difficile delineare i profili di interventi. Provo comunque a sintetizzare alcuni spunti di riflessione che in questi giorni abbiamo avuto modo di condividere anche con il mondo degli industriali e degli artigiani. Ovviamente l'uscita dallo stato di emergenza imporrà al governo di varare nuove misure che, opportunamente tarate sui soggetti destinatari, andranno ad incentivare gli investimenti produttivi, la ricerca e ovviamente, non se ne può fare a meno, l'innovazione, per poi passare così all'internazionalizzazione e al rafforzamento delle imprese stesse. L'attivazione di ulteriori incentivi, contributi e sgravi fiscali mirati, questo me lo obbliga la mia forma mentis di professionista, dovrà prefiggere l'obiettivo primario di garantire al meglio la sua efficacia. Saranno necessarie ovviamente nuove misure nell'ambito finanziario, le stesse a rendere possibile in special modo la ripresa delle PMB, l'accesso alle riforme finanziarie necessarie, indispensabili a sostenere la liquidità e gli investimenti. È ovvio che le PMI scontano all'origine una limitazione dimensionale che si aggiunge alla già non facile attività di reperimento di tali risorse, anche in conseguenza della continua concentrazione degli istituti di credito che richiedono giustamente garanzie a sostegno delle loro operazioni. Ed ecco perché qui condividevo prima con la collega il tema della possibilità di concentrare insieme alle associazioni di categoria proprio questa sinergia di sostegno. E ovviamente queste garanzie, che sempre maggiormente saranno erogate dal Medio Credito Occidentale, che pone in atto limitazioni dimensionali per ciascuna azienda richiedente, e non ce lo scordiamo, a cui si aggiunge il regime dei de minimis, a contendere ovviamente le misure in favore delle nostre PMI. Abbiamo cercato di così predisporre un ragionamento e riteniamo che a tali misure dovranno necessariamente affiancarsi e affiancarsene ulteriore. Si renderà innanzitutto indispensabile accelerare il processo di semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. La cura inizia dal nostro paese ovviamente, e ciò ci consentirà di poter evitare le lungaggini, le pesantezze legate all'eccessiva burocratizzazione degli adempimenti e dei procedimenti. E qui ovviamente noi professionisti ci sentiamo di assumerci la responsabilità del ruolo di intermediazione tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese. Si renderà pertanto opportuno, con attività mirate di formazione e di aggiornamento, crescere le competenze sia dei professionisti che degli imprenditori, che saranno chiamati ovviamente ad impegnarsi in modo senza quartiere su queste attività che devono garantire l'avvio o il riavvio delle specifiche attività. Per cui concordo pienamente con chi mi ha preceduto e vedo che abbiamo tutti lo stesso punto di riferimento e il traguardo è lo stesso. Benissimo, benissimo. Allora passo la parola al senatore Stefano. Ma buongiorno a tutti, e anch'io ringrazio per questa
per questo format, ma per questa occasione di scambio di considerazioni, di informazioni, in un periodo per noi delicato, perché avviamo formalmente da oggi l'iter di conversione del decreto al quale tutti quanti abbiamo riferimento, facciamo riferimento, che come sappiamo è un decreto non esaustivo, per stessa ammissione del governo, è un decreto che io credo in maniera sbagliata sia stato individuato come un decreto poco utile ai fini della ripartenza, ma perché era un decreto che sostanzialmente si era posto l'obiettivo di mettere in sicurezza il sistema sanitario nazionale, il tema della protezione civile e il tema dei lavoratori dipendenti. E qui qualcuno mi potrebbe obiettare rispetto a quanto più volte detto in questi giorni, ovvero diciamo una certa strabicità rispetto al tema dei lavori autonomi, però io credo che non si poteva fare che in questa maniera, essendo il nostro sistema di impresa un sistema di impresa molto frammentato, costituito per la stragrande maggioranza di PMI, essendo quel sistema di impresa, diciamo, avendo la necessità di assicurare a quel sistema di impresa tutto ciò che era necessario per mettere in protezione il lavoratore dipendente. Ora è chiaro che anch'io condivido tutte le considerazioni e l'analisi iniziale. Questa è una crisi diversa da quelle che abbiamo vissuto nel recente passato, perché investe domanda, offerta, ma investe soprattutto tutti i settori. Non ci sarà settore che rimarrà fuori da questa crisi, da questo shock, e non ci sarà settore che da questo shock ne uscirà meno tramortito. Anche l'agroalimentare, che se vogliamo in questo momento è l'unico settore al quale unanimemente viene riconosciuta la necessità di proseguire il suo lavoro, è del tutto evidente che ne uscirà tramortito fortemente, sia da un punto di vista dei ricavi, come diceva il dottor Lucchietta qualche attimo fa, ma sia anche dal punto di vista delle condizioni attraverso le quali immaginare una ripartenza produttiva. Quindi il nostro tema come politica è quello oggi di provare a creare delle condizioni di contesto che ci consentano da qui a breve, quando questo maledetto picco noi riusciremo a raggiungerlo finalmente, per poter provare a fare un attimo l'inventario delle cose sulle quali intervenire, perché è del tutto evidente che oggi siamo in una condizione emergenziale nella quale non abbiamo questa possibilità di fare l'inventario ancora, abbiamo la necessità di mettere in sicurezza alcuni sistemi. Io credo che uno dei pilastri fondamentali attraverso il quale noi provare a dare un segnale di ripartenza sarà quello della finanza. E da questo punto di vista mi permetto di dire, senza volontà di polemizzare con alcuno, che da questo punto di vista noi abbiamo una grande opportunità, se saremo in grado di raccoglierla, che è quella dell'Europa. Senza Europa noi avremmo scarsissime possibilità di farcela dopo uno shock come questo. Un'Europa che chiaramente negli ultimi giorni finalmente ha dato dei segnali di vitalità, di esistenza, che noi dobbiamo certamente raccogliere e che dobbiamo provare, diciamo, a mettere a sistema. Abbiamo un'altra opportunità, che è quella di avere un italiano nelle vesti importanti, mi riferisco a Paolo Gentiloni. Certo, in questi giorni abbiamo anche verificato una grande mancanza, che è quella di Draghi, perché c'è tanto mancato quel piglio che Draghi in altre situazioni è riuscito a dare e che probabilmente
ci continuerà a mancare. Ma pur tuttavia, io credo che sui tre pilastri noi dobbiamo intervenire con un ordine di priorità, che sarà quello certamente della finanza, di mettere a disposizione del sistema produttivo una serie di risorse capaci di rimettersi in piedi, di rimetterlo in piedi. E questo lo dico soprattutto rispetto al sistema delle piccole e medie imprese, perché se è vero che le piccole e medie imprese misurano un maggior livello di fragilità, è anche vero che le piccole e medie imprese sono quelle che, proprio per avere una struttura meno, diciamo, complessa, più meno agile, potrebbero con degli interventi mirati immaginare una ripartenza più veloce. E quindi è chiaro che la priorità nella, come devo dire, nell'attivazione degli interventi sui pilastri certamente dovranno essere quelli della finanza, poi dei consumi e poi della produzione. Perché dico questo? Perché noi abbiamo la necessità di mantenere un livello di consumi che sia in grado di far ripartire la produzione. E qui le racconto un'esperienza, perché magari ci serve per la riflessione successiva. Magari se posso la lasciamo la riflessione al secondo giro, così stiamo nei tempi, perché sennò ci tagliano. Va bene. Okay. Però prendo spunto dalle sue parole, proprio parlando di quali sono le condizioni per la ripartenza o del rafforzamento, non possiamo, non potendo, per diversi motivi oggi già identificarli o capire dove intervenire, però potremmo magari ragionare per categorie, cioè parliamo, diciamo, la divisione tra le persone è tra chi sostiene che sarà una crisi a medio termine, quindi breve, medio termine o lunga. Chi sostiene che sia a breve termine parla sostanzialmente allora di assorbimento dello shock economico, quindi dobbiamo evitare di farci il meno male possibile. Chi invece parla di prevede una crisi a lungo termine parla di trasformazione del modello economico, del modello di business. Quindi, per dirla con le parole di Enrico Giovannini, è un rimbalzo all'indietro o un rimbalzo in avanti che dobbiamo fare, che possiamo iniziare a pensare, su cui riflettere in questo momento, perché, e dopo andiamo a vedere quali sono i modelli organizzativi, eventualmente le azioni. Quindi rilancio la parola a Beatrice Lucarella, a stretto giro come prima. Non ti sento. Non ti sentiamo. Adesso sì. Perfetto. Dicevo, mentre parlava il senatore Dario Stefano, che saluto essendo anche un mio corregionale, mi è venuto in mente proprio un articolo che leggevo l'altro giorno sul Corriere del Mezzogiorno su quello che poi è stato lo scenario previsto dal CERVED. Il CERVED, che io, diciamo, parzialmente condivido, chiaramente fa una distinzione tra le imprese che avranno un crollo, quindi i settori, i comparti che in qualche modo avranno comunque un crollo importante, e invece i settori che avranno un rilancio oppure uno slancio, se vogliamo dire, in avanti anche crisi e post-crisi. Allora, uno di questi è sicuramente il comparto agroalimentare, di cui io ne faccio parte, anche se posso dire la verità, imprese come la mia di famiglia, che sono fortemente internazionalizzate, hanno già avuto delle contrazioni significative. Tuttavia, la filiera agroalimentare, questo devo dire, un grandissimo sforzo c'è, sia da parte delle associazioni, sia da parte dei coltivatori diretti, quindi proprio delle aziende agricole, proprio del mondo agricolo in sé, e delle aziende di trasformazione alimentare, c'è un grandissimo lavoro e un grandissimo sforzo. Questo anche determinato dal fatto che si sta cercando di infondere la fiducia nei cittadini per garantire che comunque gli approvvigionamenti alimentari ci sono. Quindi la filiera agroalimentare sta reggendo, diciamo, nella gravità della
la situazione è quella che sta reggendo l'impatto. Drammatico invece è il settore del turismo e della cultura, quindi in realtà mentre prima abbiamo creato un asset cultura, turismo, agroalimentare che in qualche modo era anche diventato uno strumento efficace di valorizzazione delle industrie e di valorizzazione proprio del sistema paese come alternativa, ecco, io vi parlo da Martina Franca, sono della provincia di Taranto, qui è grande il lavoro che si sta facendo, che si stava facendo nell'ultimo periodo proprio per controbilanciare quella che era un po' la crisi del siderurgico, che anche in questo caso continuerà la sua crisi, perché chiaramente anche gli impianti del siderurgico a livello mondiale stanno ricevendo un calo di domanda. Aumenteranno invece e avranno sicuramente un valore superiore a livello di produzione, quindi di valore economico e di mercato, tutto ciò che rientra nel comparto sanitario. Questa emergenza ha portato sì che molte aziende, anche del settore della moda, si riconvertissero nell'emergenza, nella produzione, e abbiamo visto, di mascherine di stoffa. Certo, non sarà il futuro di queste imprese, però in qualche modo stanno cercando di reggere quello che è l'impatto economico sulle esigenze e i bisogni attuali, reali, delle persone. Ciò che sposo anche dal collega Lucchetta è quello della sburocratizzazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Credo che in questo periodo abbiamo tastato anche tutta una nuova visione di quello che è il lavoro in generale, con lo smart working. Abbiamo parlato dalla pubblica amministrazione o anche delle imprese, dei lavoratori autonomi o dei professionisti, si è sempre parlato di smart working, però non sempre tutti erano in grado di farlo. In questo caso di necessità lo abbiamo visto anche con la scuola. Uno dei temi sui quali secondo me dovrà andare una grandissima attenzione è quella della formazione, soprattutto non soltanto degli studenti, ma anche una formazione di quella che sarà quella dei lavoratori, che in questo momento sì, il governo ha pensato bene di tutelarli subito, ma sicuramente dopo ci sarà bisogno di una formazione e di una informazione su quelle che saranno le nuove tendenze di mercato e anche delle riconversioni aziendali. Questo era un po' quello che mi sentivo di dire. Molto dipenderà anche da quello che sarà il crollo del mercato del trasporto aereo. Non dimentichiamo che in questo momento anche il trasporto aereo a livello di passeggeri, quindi il cargo è garantito perché i trasporti sono garantiti, il traffico di passeggeri determinato come business, come travel business o comunque come movimentazione turistica sta subendo un crollo enorme. Le compagnie aeree se rischiano di fallire in questo momento, dopo sarà anche una difficile ripresa di movimentazione di persone. Se le persone non riescono a muoversi, anche un'economia diversa non riusciamo a garantirla. Ottimo. Ottimo. Giusta considerazione. Io vorrei un attimino rientrare allora sul senatore che saluto anch'io e che mi ha aperto il cuore nell'esordio che ha fatto, cioè dicendo che quali sono i pilastri su cui investirà il prossimo decreto, mi pare sia ad aprile, di Conte. Però dico una cosa, ascoltando anche la collega di Confindustria, torno a ribadire, rappresento il mondo dell'impresa, centinaia e migliaia di imprese in un nord-est che in questo momento ha chinato la testa, però come diciamo noi non ci siamo spezzati ancora, però direi anche che sarebbe ora di circoscrivere anche tutta la comunicazione e togliere il pensiero dominante o di massa che esistono solo le grandi imprese. Io mutuando, non ricordo da chi l'ha già detto prima di me, si tratta di un populismo industriale. Anche il decreto, ho visto, ha una grande attenzione verso la grande impresa. Non dimenticate che la piccola impresa che ha 2-3 dipendenti, bene, rappresenta un tiene il tessuto sociale, okay? Quindi se
questo si scassa o se questo va in crisi, in default, sono grossi, grossi i problemi. Allora, non possiamo solo parlare di Ilva, di Whirlpool, di grandi imprese, anche perché, l'ha accennato lei prima, è vero che le grandi filiere della distribuzione tengono, ma pensate alle grandi filiere, ai nostri piccoli imprenditori della metalmeccanica, e noi abbiamo qui un grandissimo importante distretto, bene, stanno mostrando tutta la loro fragilità proprio per le reti lunghe, cioè non ricevono i fornitori, non possono muoversi, hanno finito le commesse, hanno finito di lavorare. Allora, forse bisogna ridisegnare le filiere, forse bisogna ripensare le filiere corte, forse l'internazionalizzazione, non la localizzazione, come la delocalizzazione come è stata fatta negli. Un'altra cosa importante, non dimentichiamo che noi in tutto il nord, soprattutto nel nord-est, la Lombardia è un'altra, è una partita, la Lombardia gioca una partita sua, produciamo ricchezza per il paese, quindi bisogna strappare la trattazione anche politica in questo momento e riportarla ad una visione fortemente economica, per cui chiediamo noi della piccola impresa di essere considerati. L'ultimo decreto, quello di domenica sera, nel suo esordio parla di industria e commercio. Dov'è l'artigianato? Questo me lo chiedo. Poi, tornando invece a quello che diceva la collega di Confindustria, sono totalmente d'accordo sul tema della formazione, che a me è caro. Sta dimostrando tutta la sua fragilità anche il mondo educativo, partendo dalla scuola primaria alle superiori. Cioè, abbiamo visto come il tema della digitalizzazione cioè sia molto fragile, perché i ragazzi non riescono ad avere un servizio, un prodotto che sia coerente con quelle che sono le esigenze di una generazione che si sta formando. Tornando invece al tema proprio della formazione, credo che noi non dovremo più chiamarla formazione professionalizzante. Ho sentito il tema professionalizzare, no, perché è diseducativa. Noi dobbiamo parlare e ripensare a una rieducazione che vada verso la riqualificazione delle competenze, in primis quella digitale. Lo stanno dimostrando le nuove modalità. Noi stessi, sarebbe stato impensabile vederci una mattina così a dialogare, no, con questi strumenti. Se fosse stato in un altro momento storico, probabilmente ci saremmo visti direttamente. Quindi bisognerà lavorare, riqualificare sul digitale la forza lavoro sicuramente, lavorare di più sui competence center, che già era un processo che era stato avviato insieme anche con Confindustria nei vari territori, e lavorare molto sull'università. Sull'università perché anche con il mondo della scuola, con un orientamento, una modalità di orientamento nuovo, perché bisognerà dire ai ragazzi e anche agli insegnanti che è cambiato il mondo, che non ci sono più i mestieri di una volta. Grazie, chiedo scusa, io mi scuso se vi parlo sopra, ma abbiamo problemi. Non c'è nessun problema. Lucchetta, chiedo anche a te di essere breve, poi la conclusione al senator Stefano, che avrà i suoi 5 minuti. Lo sarò assolutamente, anche perché con immenso piacere ci voleva una situazione così drammatica per farci ragionare tutti ad unisono e nella stessa maniera. Faccio mie le considerazioni di chi mi ha preceduto e lo faccio nuovamente, perché in alcuni appunti che mi ero scritto questa mattina, le domande che mi sono fatto, la prima è: cosa può essere strategico e ciò che non lo è? Quali sono i prodotti da considerare strategici? A questi non ci abbiamo mai pensato, perché oggi per noi strategico è creare la mascherina, cosa a cui non avevamo mai pensato, però oggi è un'esigenza. La
filiera al concerto con associazioni industriali, pensavamo tantissimi anni fa, quello del polo di Montpellier, riportare la produzione in Italia cercando di fare ciò che d'inverso abbiamo fatto in precedenza, delocalizzare e riportare, ripensare da parte dello Stato di sostenere le varie imprese che possono diventare autosufficienti, pensare a una globalizzazione meno spinta che favorisce le filiere interne strategiche e ritornare al beneficio dei marchi, cosa che purtroppo in questi ultimi tempi abbiamo visto essere stata motivo di grande discussione per gli acquisti indiscriminati che sono venuti da fuori i nostri confini nazionali. E ritorno molto velocemente al tema con cui aveva concluso il senatore, quello della finanza, e posso solamente aggiungere che su questo tema è una delle ricette che ci sentiamo di dare in questa maniera con la nostra disponibilità e quelle delle associazioni che mi hanno preceduto, è il poter vigilare sull'utilizzo di questi aiuti affinché vengano destinati nella prima fase al pagamento dei debiti circolanti, correnti, fornitori, erario, e al pagamento dei dipendenti. Riteniamo che solo così sarà salvaguardata la catena finanziaria e la vita delle nostre aziende, che potranno ovviamente continuare nel loro bacino produttivo dei servizi. Riteniamo che necessita il cablaggio dell'Italia per renderla moderna ed efficiente, e in questi giorni ne stiamo parlando in modo molto copioso con l'associazione industriale e con le altre categorie, col mondo delle professioni. Abbiamo bisogno di un cablaggio che sia all'altezza delle aspettative di questo paese e del suo ruolo che ovviamente occupa in Italia. Un altro obiettivo che riteniamo doveroso da parte del sistema paese sarà sicuramente quello di, una volta usciti da questo stato di emergenza, di rafforzare la difesa dei prodotti made in Italy dinanzi ai mercati internazionali, promuovendo le iniziative dirette alla certificazione di qualità di tali prodotti. In tali ambiti il ruolo dei professionisti e delle associazioni quali consulenti delle imprese è di grande rilevanza, e questo lo dico in modo particolare alla politica. Ciò ci consentirebbe di poter far accedere attraverso le necessarie procedure alle specifiche attribuzioni e certificazioni. E mi avvio a concludere: si potrebbe ipotizzare un registro del Made in Italy in cui le aziende chiedenti vengono iscritte a seguito di una certificazione rilasciata dai professionisti, una certificazione su tre livelli che dovranno monitorare quanta italianità ci sia nel prodotto finale. Questo per ricollegarci al discorso della filiera della delocalizzazione. Ovviamente un registro che sia consultabile dai clienti e reso loro palese in un momento identificativo posto sul prodotto, e perché no con la bandiera tricolore del nostro Made in Italy. Grazie Lucchetta. Senatore Stefano, a lei le conclusioni. Non mi date questa responsabilità così grande. Provo di nuovo a dare qualche spunto. Tutto vero quello che abbiamo detto, parto da una considerazione di contorno. Volendo guardare, diciamo, ad uno scenario meno buio, io mi permetto di evidenziare che questa è una crisi che non investe soltanto l'Italia, come avevano pensato inizialmente i tedeschi, i francesi, gli spagnoli e via dicendo. Questa è una crisi che investirà tutta l'Europa e tutto il mondo, perché tutta l'Europa e tutto il mondo purtroppo saranno aggrediti da questa spirale del contagio. Noi abbiamo pagato un prezzo altissimo, magari stiamo anche provando ad essere da monito per qualcun altro che era distratto forse più di noi, ma è una crisi mondiale. Questo cosa ci dice? Ci dice
che nel mezzo di questa crisi noi potremmo, dovremmo, come sistema paese, provare ad investire fortemente su quelle che sono le nostre peculiarità. Molti di voi hanno parlato del Made in Italy, molti di voi hanno richiamato quei settori produttivi che sono da sempre una medaglia importante del nostro sistema produttivo, che molto spesso non siamo forse stati così bravi a mettere a frutto totalmente per le potenzialità che potremmo esprimere, ma di fatto abbiamo un sistema produttivo che ha delle caratteristiche, sia per le ragioni che ho detto prima, di flessibilità, che forse altri non hanno così forte. Lo dico perché penso davvero che il sistema nostro industriale piccolo, artigianale piccolo, possa essere una chiave di ripartenza. Lo dico chiaramente perché questo ci deve aiutare ad individuare quelli che sono i principali interventi da mettere in campo immediatamente. Uno è quello della liquidità, non c'è dubbio. Qui c'è una crisi di liquidità, ed è una crisi di liquidità che noi non possiamo immaginare di consegnare all'autonomia delle banche. Qui io farò una lotta feroce in Parlamento nei prossimi giorni, perché sebbene il decreto apra già questo primo al soccorso rispetto al tema della liquidità, prevedendo misure che procrastinano le varie scadenze, non è accettabile che il sistema bancario su queste scadenze ci faccia la cresta con dei tassi di interesse insopportabili. Bravo, Quindi dobbiamo darci delle priorità. In questo io sarò severissimo. Poi, per le ragioni che ho detto prima, il nostro intervento sarà sull'alimentazione, diciamo, di una nuova fase di consumi, che verrà secondo me sostenuta anche da quello che invece per noi l'internazionalizzazione rimane un tema importante, cioè il tema della ripartenza per noi sarà un tema che ci sarà, se saremo bravi, facilitato dall'essere un sistema produttivo attrattivo anche all'estero. Il nostro agroalimentare, il nostro sistema, diciamo, della moda, il nostro turismo, la nostra industria culturale sono asset sui quali io immagino si possa investire per una ripartenza più rapida. Chiaramente abbiamo, e torno per fare la chiosa finale che prima non avevo potuto fare, abbiamo il tema, torno sempre alla stessa bomba, del primo pilastro. Qui l'Europa per noi sarà essenziale. Senza Europa saremmo morti, con l'Europa possiamo diciamo uscire. In questo caso, anche qui, la battaglia non deve essere solo della politica. A me dispiace che anche in questi giorni la politica si divida, faccia le strumentalizzazioni sulla comunicazione attraverso Facebook o attraverso una conferenza stampa. Io ho l'abitudine, venendo dal mondo dell'impresa, ad essere un po' più pragmatico. Non importa in questo caso dividerci su queste cose, bisogna provare a dare un contributo. E qui il contributo che noi dobbiamo dare è quello di costringere l'Europa a accelerare il passo. Abbiamo bisogno che l'Europa ci dia la liquidità necessaria per poter produrre quella ripartenza. Chiaramente tutto dopo questo maledetto picco che noi dobbiamo raggiungere, penso soprattutto alle zone che vivono una difficoltà troppo grande, ma anche alle zone che fino ad oggi hanno misurato un tasso di resistenza e che noi dobbiamo provare a proteggere. Ecco perché ritorno a quello che ho detto prima, e mi piace che questo format che avete organizzato stamattina abbia trovato proprio questa comune sensibilità. Cioè, ora noi il tema era mettere in sicurezza il sistema paese da un punto di vista sanitario, e non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo, perché ci sono tante regioni nel centro-sud che io credo non avrebbero la stessa solidità nell'affrontare una crisi se dovesse investirci
così come è accaduto in alcune regioni del nord. Leggo con preoccupazione che in alcune regioni del sud, anche lì in qualche ospedale c'è stato qualche contagio, questo mi fa venire i brividi, ma insomma, raggiunto il picco, noi dobbiamo immaginare di costruire una ripartenza puntando, lo dico, proprio su quel sistema di imprese che molto spesso è stato individuato come l'elemento di fragilità del sistema Italia, cioè dalle piccole e medie imprese, perché le piccole e medie imprese, se noi li soccorreremo in termini di liquidità, sono quelle che hanno minore difficoltà a riorganizzare, chiaramente in un quadro diverso. Ragazzi, qui cambia il mondo. Se noi non ci convinciamo definitivamente che non possiamo lesinare risorse sulla ricerca, noi rischiamo che fra 10 anni, che fra 5 anni, ci ritroveremo esposti un'altra volta a questi temi che peccano proprio di una nostra incapacità di essere attrezzati da un punto di vista della conoscenza e della ricerca. Lì non dobbiamo più lesinare. Ecco, però facciamo in modo che queste sollecitazioni che sono venute stamattina possano anche produrre un seguito. Io sono ben felice di raccoglierle e di provare a portarle nei provvedimenti che arriveranno nei prossimi giorni. Ottimo, grazie. Siamo in schema. Scusa Alberto, scusa, vorrei dire al senatore Stefano, non si dimentichi dei micro, non dimenticatevi, vi prego. Va bene. Okay, allora io ringrazio tutti, siamo in chiusura, rimando a chi ci ascolta anche a lunedì, martedì prossimo, perché continuiamo questo ciclo e faremo delle esperienze di imprenditori a confronto nel momento, diciamo, dell'emergenza. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Ciao, saluti. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a voi. Bocca al lupo a tutti. Buon lavoro e bocca al lupo.